Luna, alla 2 Sofia Puppi, Osi Laura Bicuna, corsia 3 Anna Pontarollo, Aquapolis, in 4 Angelica Cappelletto, Antares Nuoto, corsia 5 Beatrice De Masi, Rarinantes Torino, alla 6 Carlotta Pettiti, Rarinantes Torino, 7 Federica Quadrelli, Rinascita Team Romagna, alla 8 Andrea Marchesin, Nottoli Nuoto 74. Partita anche questa finale junior, record della manifestazione è dell'atleta in corsia 4 Angelica Cappelletto, ottenuto l'anno scorso 2:14.07. Cappelletto e De Masi, entrambe 2004, insieme ai criteria sul podio e dei 100 farfalla e dei 200 farfalla, Cappelletto seconda in entrambe, De Masi terza in entrambe le gare. 50 metri 5 centesimi a dividere proprio Beatrice De Masi da Angelica Cappelletto, quindi Anna Pontarollo 31:36 in terza posizione. Beatrice De Masi 1:4:11, 33:84 il suoi secondi 50. Migliore stagionale a Torino in Coppa Brema, 2:14:49. Ancora atleta della Rarinantes in vantaggio su Angelica Cappelletto quando siamo alla virata dei 150 metri, 35:07, Cappelletto 35:88. Quindi terza posizione Anna Pontarollo, stabile in corsia numero 3, torniamo là davanti per seguire questo ultimo 25 con un occhio anche al cronometro. Ricordo il record proprio di Angelica Cappelletto, 2:14:07, ultime bracciate Beatrice De Masi, 2:14:81. 2:14:81 ottiene la vittoria su Angelica Cappelletto, 2:16:67, quindi Anna Pontarollo 2:22:99 per la terza posizione.